Siamo qui con Paolo Mancuso, direttore sportivo del Sestri Levante. Allora, Paolo, partita tosta, la Caronnese vi ha messo in difficoltà fisicamente, poi però alla fine siete riusciti ad ottenere i 3 punti. Beh, dai, diciamo che loro, bellissima squadra, però noi l'abbiamo giocata a viso aperto. E so che Ruvo è un allenatore del genere, che lui punta sempre tutte le partite giustamente alla vittoria. E questo risultato è venuto nella voglia di credere al gol al 90esimo, perché poi alla fine è successo questo. Io ovviamente, come sempre, al 90esimo non reggo mai e sparisco, però dai, diciamo tutti felici. La cosa che mi ha impressionato è vedere questa squadra, che era da un mese, 10 giorni che non giocava, aver questa voglia di andare a prendersi un risultato fino all'ultimo minuto, nonostante poteva anche andare bene il pareggio contro una squadra che comunque è una signora squadra. L'ho chiesto a tutti, chiedo anche a te cosa ti aspetti dal proseguire di questo campionato così accidentato per via del Covid. Io, guarda, fare calcio oggi è difficilissimo per tutti. Io spero di giocare. Vi assicuro che stare un mese, 10 giorni qua in campo, tutti i giorni, vedere gente che è in forma, non giocare, è una delle cose più brutte, parlando sempre di pallone, una delle cose più brutte che c'è poco da dire. È una situazione difficile, spero di giocare nel breve.